Allora, se è giuridicamente possibile, questo lo devo far verificare agli uffici, quindi preciso, se è giuridicamente possibile, non ci sono delle incompatibilità, preciso, non ci sono delle incompatibilità, mi farebbe piacere fare l'assessore della Giunta Romito per un periodo anche breve per poter avviare progetti significativi sulla città di Bari. Ha bisogno di evolversi e di abbandonare le zone di comfort che in questi 20 anni di sinistra hanno caratterizzato l'azione politica di chi governa da 20 anni. Bari ha bisogno di un festival internazionale, di un festival delle arti visive. Bari ha bisogno di guardare avanti. Noi siamo naturalmente la capitale del Mediterraneo. Qualcheduno ci ha voluto relegare ad una città per cui la cultura, come ha detto esattamente il ministro, serve quasi esclusivamente per aiutare qualche piccolo operatore culturale, mentre ce ne sono tutti gli altri, ci sono la moltitudine di operatori culturali che sono rimasti esclusi dalla crescita della nostra città e in generale della nostra regione. Questo perché da 20 anni governano loro. È evidente che anche in un settore importante, strategico e fondamentale come quello della cultura, l'alternanza è vita. E io ringrazio il ministro San Giuliano perché in pochissimo tempo, da autorevole membro di questo governo che tiene tanto al sud, per Bari ha già dato molte risposte. Sono certo che con un'amministrazione di centrodestra il dialogo con il Ministero della Cultura sarà ancora più vivo, ancora più importante e ancora più diretto. Questo è quello che dobbiamo raccontare ai baresi.